Doveva finire forse pareggio, forse era un pareggio scritto, non lo sappiamo. Certo qualcuno proprio nella prepartita, nei nostri messaggi, lo aveva scritto, sarà un pari scritto e forse è stato così. Il Napoli comunque impatta contro una squadra che sicuramente sta bene, una delle squadre che nel campionato italiano dopo il lockdown sta correndo, sta facendo punti e soprattutto sta facendo risultati. È un bel Milan che il Napoli incontra questa sera. Azzurri che nel primo tempo vanno sotto, anche se le prime due azioni erano capitate a Mertens e a Caglione. Il Napoli meritava di essere in vantaggio, mentre poi è il Milan però che segna. Con Theo Hernandez, fortunatamente il Napoli trova ben presto il pareggio e si va a riposo sull'1-1. Bravo Di Lorenzo a approfittare di un errore di Donnarumma. Poi si ribalta la situazione, il Napoli passa lui in vantaggio con Mertens. Bella l'azione Fabian, Caglione, Ciro Mertens che batte Donnarumma. Che come Ospina, insomma, nel primo tempo non mi era piaciuto su Theo Hernandez, su Mertens, Donnarumma un po' se la fa passare sotto le gambe, poi arriva questo rigore. Allora, nell'ultima immagine che si vede nel replay VAR che ci hanno finalmente fatto vedere, il tocco c'è, non bisogna, come dire, fasciarsi gli occhi oppure dire che non c'era, però Bonaventura si lascia cadere come se avesse avuto una fucilata. La penna non va al VAR sbagliando, almeno valla a vedere come gli chiedono in più i calciatori del Napoli. È vero che c'è l'esperto Rocchi, però valla a vedere perché non sei sicuro, lo sai anche tu, sei coperto nel momento in cui Bonaventura viene toccato, valla a rivedere e vedi che Bonaventura accentua non di poco la caduta. Però il Napoli è stato stupido, lo dico con molta sincerità, neanche mettendoci le virgolette, perché sul 2-1 si è fatto rimontare non soltanto per il calcio di rigore, ma proprio per il gioco e soprattutto per qualche banalità di troppo. E il Milan che, ripeto, sta bene, squadra che corre, squadra che riesce a giocare la sua partita sempre fino al 90esimo, giustamente trova il pari. È una partita che fa bene solo alla Roma. Avevamo proprio paura di questo, ricordo ancora nel prepartita ancora qualche messaggio proprio che diceva questa cosa, anche perché il calendario della Roma sembra un calendario un po' più in discesa. Il Napoli, ricordate, saranno due partite poi che forse non varranno niente. Ma c'è l'Inter e la Lazio alla fine, c'è da giocare con il Sassuolo, che anche lei è una di quelle squadre che sta giocando bene. E la Roma, forse calendario alla mano, ha un calendario leggerissimamente più facile, però insomma con questo campionato può succedere di tutto. È un pareggio che non va bene sicuramente al Milan, perché il Napoli rimane davanti, gli rimane davanti, gli rimane. Comunque molto meglio come situazioni diciamo legate a quella che è la differenza, no? Tra i rossoneri e gli azzurri. Ci sono ora 2 punti di vantaggio tra Napoli e Milan, e restano 2 punti di vantaggio da Napoli e Milan, però come vi dicevo la Roma è ora a 54 e al Milan non serve assolutamente arrivare né sesto né settimo, perché serve assolutamente superare la Roma. In chiusura non mi sono piaciuti assolutamente Lobotka, che mi è sembrato molto statico, ha avuto poche palle giocabili, non so perché, forse perché il Milan gli aveva creato un po' una gabbia. Caglione nel primo tempo ha ceccato qualche palla sulla chiusura di Theo Hernandez, forse ci doveva essere anche lui. E poi nel secondo tempo io non riesco a capire Milik, anche perché continua. Preferisco vedere Llorente, forse, che forse ha più voglia, anche se non è infortunato, lo diciamo, perché questo Milik così
insomma, è inutile. Poi diamo di più spazio a Lozano in un qualche modo, perché il ragazzo vuole fare, lasciarlo un po' così, non è proprio positivo, diciamolo, dai. Lozano forse meritava qualche minuto in più, anche Politano forse meritava qualche minuto in più. Mi dispiace dirlo, ma Milik proprio non riesce più. Io lo so, forse con la testa alla prossima stagione, a un'altra squadra, non lo so. Non mi ha convinto, non mi ha convinto, dai. E allora, finisce Bari, voglio sentire Diego Marino che intanto saluto. Ciao Diego. Francesco, ciao. Hai Allora. detto tutte cose giuste. Purtroppo stasera devo dare anche ragione a Cesare perché oltre a Milik nemmeno Zielinski stasera si è Zelischi. visto. Sull'Hobotka. Manca il bomber, scrive qualcuno. Sì. Eh sì, dai, sull'Hobotka invece il Milan ha chiuso praticamente tutte le vie di entrata e di uscita al centrocampo, quindi è stato portato, diciamo, a non partecipare all'azione. La stessa cosa l'abbiamo vista con Dembe, anche quando è entrato non è che c'è stata questa grossa differenza, però è un pareggio, come dicevi, che fa bene solo alla Roma, che resta a 54 punti e il Milan a 50, quindi Sì, sono insomma, 4 per punti che sono il parecchi, Napoli più o meno Israele. non cambia Ma molto, lo sì. sappiamo per tutta una serie di cose. Per il Milan invece, ma infatti il Milan cercava di vincerla. Alla fine ci ha provato, c'hanno gamba questi, dobbiamo dirlo. C'hanno gamba, c'hanno 3-4 giocatori interessanti, Rebic sta bene, Theo Hernandez è molto forte. Paquetà non ha giocato male, poi vedo che c'hai Sì, già delle sì. statistiche, quindi Beh, dopo casomai ma le leggiamo. Via i polacchi, dice Cesare, Piotr, più le partite nulle che quelle sufficienti. Gio del Code, partita dominata, ma anche il bomber. Ma io sul primo tempo sono d'accordo, l'abbiamo dominata noi e incredibilmente passiamo in svantaggio. Sul secondo tempo passiamo noi in vantaggio, la dovevamo amministrare, invece abbiamo subito. E sì, poi manca il bomber forse. Lorenzo scrive: dite a Politano che quando entra Milik in area deve crossare, non deve fare tutti quegli inutili movimenti. Sono delusissimo da questo giocatore. Però aveva fatto un paio di giocate appena entrato che mi sono piaciute. Antonella scrive: il rigore non c'era, punto. Guarda. Pure io all'inizio ho detto è pazzesco, poi andandola a rivedere con sì, l'immagine è dei VAR, frontale. quella là che ci hanno fatto vedere frontale alla porta, Maximovic lo tocca, però Bonaventura si tuffa proprio. Nino, Francesco, il pari c'è stato, avrei voluto in campo Lozano molto prima, sorpreso dall'intensità della gara, si può dire. Calcio vero e confermo, il rigore purtroppo c'era. Stasera abbiamo giocato per 80 minuti in 10. Caion ha sbagliato l'impossibile, però ha dato pure l'assist a Mertens. Non ce lo dimentichiamo. Non capisco tante azioni, pochi gol. Gli altri un'azione, un gol. Insigne sempre in crescita. Sì, Insigne è molto buono. Se butti dentro Milik, Politano e Lozano e non ne trai giovamento, allora è chiaro che sono giocatori inutili alla causa. Lorenzo, però sono entrati pure sul 2-2 con le squadre comunque un po' diverse da come era la partita. Il Milan aveva capito che doveva un po' più stare attento, aveva pareggiato. A un certo punto hanno giocato anche in 10 uomini per pochi minuti. Ho visto un buon Napoli, nonostante il pareggio, dice Antonio. Mi spiegate perché il VAR non ha fatto espellere Hernandez? Enzo, perché non c'è nulla da fare. Insomma, Rocchi al VAR non certo ci poteva aiutare, non lo so perché non viene espulso Hernandez al VAR, sono d'accordo con te. Sì, pareggio scritto per le squadre, si equivalgono in questo momento. Milik passeggia, scrive Raffaele. Al club stanno dicendo che non era rigore. Caspita, Maximovic sta deludendo. No, 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 no. Non sono d'accordo, ha fatto un'ottima partita, ha fatto un errore e è costato. Maximovic, allora poi subito domanda dove sono entrati in area 2 volte in 95 minuti. Ma chi? Gio, il Milan? Secondo tempo dice Vincenzo negativo, sì perché il Milan gioca con Ibra che tiene 80 anni e non Milik che guarda la partita.
Rigore su Elmas, forse, sì. Ci può stare anche quello, mai, perché il Napoli non protesta lì? Allora, intanto mi dicono, mi sta scrivendo anche Pasquale Rosiero, che dice non è mai rigore, però dateci qualche notizia in più, ecco, anche perché dicono che a Sky dicono che non c'era calcio di rigore, questo lo vorrei rivedere, ripeto, non si è capito perché la penna non va al VAR, si fida di Rocchi, che è sicuramente più esperto, però vacci al VAR, valla a rivedere, vediamo di capire se c'è qualcosa che non fa. Il rigore per il Milan è molto dubbio, lo scrive anche Varriale, pari che non accontenta nessuno, scrive Caputi, intanto eccola qua, l'esultanza con la mano, ragazzi, noi fummo i primi, Tutti e tre. tutti e tre qui, eh. Noi fummo i primi a segnalare quella mano sotto il mento di Gaglione, che voleva dire a testa alta, quando Gaglione segnò il primo di gol in questo periodo un po' particolare, dove lui comunque sta Periodo giocando gratis, no? periodo gratis. Allora, prima di andare dai nostri amici da casa, che so essere pronti con le telefonate, vediamo se riusciamo a collegarci con Alberto anche per un commento post partita, e mi leggi queste statistiche, perché voglio capire la situazione delle Francesco, le statistiche. statistiche sono pienamente dalla parte del Napoli. Possesso palla per 50% per entrambe, ma ci sono 14 tiri per il Napoli e 4 per il Milan, di cui 9 in porta per il Napoli, 4 in porta per il Milan, quindi 100% in porta per il Milan. 5 tiri fuori per il Napoli, 19 punizioni per il Napoli e 11 per il Milan, 7 calci d'angolo per il Napoli e 2 per il Milan. Per quanto riguarda i cartellini gialli, 2 e 4 e c'è il rosso per il Milan. Quindi pieno, diciamo, vantaggio Napoli sulle statistiche, però il finale lo sappiamo, finito 2-2, quindi basta. Allora, ci stanno scrivendo che il primo a toccare, intanto qua questa giocata di Gattuso, dove vediamo anche la faccia di Oh, Mertens guarda quanto è saltato. stranito, infatti quanto è Bellissimo. saltato. Guardate Mertens, Gaglione Insigne che se lo guardano, anche Giuntoli, la pancina di Gattuso, che però insomma è in forma, dai, eccolo là, Loris. Guarda tutti e tre, guardate, questa è bella. Intanto mi stanno dicendo che il primo a toccare la palla è Bonaventura, poi la tocca Maximovic, e quando Bonaventura cade la palla è lontana. Ai ai ai, insomma, vedi? Che ci vuoi fare? Brutta, La brutta. cosa grave è che non è andato nemmeno a rivederla. Beh, questo è il problema. Meno male, Questo è il dai a vedere che problema. cosa è Vattela a successo. rivedere. Cioè, poi. Brutta, 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 brutta questa cosa, perché se non c'è il rigore, questo è un errore grave. Ed è il secondo dopo che è successo. Che va a vantaggio della Roma, perché Fabbri non dà il rigore al Parma, che poteva essere 2-2, e oggi il pareggio, io lo dico, a noi non interessa niente, ragazzi, è solo un mero sfizio di arrivare un po' più su, però se questo va a favore della Roma, che continua a essere un po' spinta verso, forse per non fallire a questo punto, devo dirlo, perché questo sarebbe gravissimo, però poi il Milan è il Milan che deve farsi sentire su questo errore, gravissimo, ragazzi, se è così è gravissimo, e questo vedete poi il calcio italiano, ecco, Sky conferma mai rigore. Ragazzi, Per dirlo questo è Sky ci grave, chiederà per rigore. dirlo Sky, ragazzi, questo è gravissimo, se è così. Gravissimo, ragazzi, questo è veramente grave. Però il Napoli deve protestare, ragazzi. Qua io mi auguro che Gattuso dica qualcosa negli spogliatoi, che Giuntoli o De Laurentiis dicano qualcosa, e soprattutto il Napoli deve protestare
quando c'è Elmas che viene toccato e bisogna cercare l'arbitro, come fanno quelli lì, come fanno sempre quelli lì. Vabbè, comunque, dai. Allora, Marco, andiamo al telefono? Andiamo prima al telefono, dai, pronto? Pronto? Sì, Ciro. Allora, ti ribadisco, allora Maximovic tocca la palla prima di colpire Bonaventura, togliendola dalla disponibilità del giocatore. Beh, allora Rocchi e La Penna vanno fermati almeno per due turni, questi due scarsi arbitri come al solito. Rocchi, io non vedo l'ora che se ne vada in pensione, lui e tanti altri, Mazzoleni, Rocchi, se ne vadano per favore. Se ne vadano in pensione perché ci hanno stufato questi arbitri. Ciro, ti sentiamo, vai! Buonasera direttore, chi vi ha dato questa notizia? Ai, Sky! Ah, e perché Sky quando l'ho ascoltata io ha detto che ci stava il rigore? Perché quelli l'hanno vista cosa? Poi dopo la sono andati a rivedere Sì, con ma calma. fatela rivedere. Sono andati a rivederla con calma e hanno visto che non era calcio di rigore, ma perciò i giocatori del Napoli dicono vai al VAR, vai a vederla la penna. Comunque, diretto, diciamo che le perplessità e il pessimismo che avevo si sono rivelate tutte stasera. Il primo tempo il Napoli sembrava di un'altra categoria, però io le perplessità ce l'avevo, come vi ho detto io quando vi ho detto no, lasciate stare Calleon, andatevi a vedere Insigne e Mertens negli anni scorsi, quando il Napoli lottava per lo scudetto. Stava sempre in zona Champions, andatevi a vedere il rendimento in campionato dei gol di tutto l'attacco, non i centrocampisti, di tutto l'attacco del Napoli. È scemato sempre di più. E noi l'80%, l'attacco prossimo sarà Insigne e Mertens. Per carità, Mertens è uno dei migliori in campo. Quando io sento in queste ultime settimane, per carità, stasera è stato uno dei migliori in campo, però quando io vi dico per il bene della mia squadra, perché io nelle ultime settimane io ho letto proclami per Calleon, per me a meno che non sei Maradona, per me può fare pure i miracoli al mio campo, ma in un 4-3-3 titolarissimo, se tu mi fai 4 gol, io a Champions non avevo manco po' binocolo. Il Vabbè, signor senti. Calleon ci ha mangiato un altro Sì, gol. ha sbagliato un Un altro gol, eh. gol. Teo Hernandez Zatarind. E a così si perdono i partiti. Perché nel 4-3-3 questi sono i giocatori che si trovano in zona gol. E purtroppo si trova e palli. Il signor Calleon ha visto pure quest'anno, non ha voto, ma 90% non ha vera e propria porta. Ovvero portiere. No, cioè con tutto rispetto, io non lo so come si fa a dire, difficile trovare un altro Calleone. Io non voglio un altro Calleone, io voglio un Vabbè, giocatore che però faccia. Io tatticamente, voglio tatticamente, un no, io non me ne frega tatticamente. niente. Io nel 4-3-3 in Serie A si voglio tornare ad avuto in Champions. A me mi servono un giocatore Lo alla so. sinistra o alla destra, che mi ha dato 11-12 gol. I posso capire, Insigne è stato sfortunato, stanno avvigliati i pali, cosa ha fatto? 7-8 gol, posso sperare che tenga 29 anni, o il giocatore l'anno che viene si arrepiglia. Mertens ha avuto le palle, ha fatto i gol, non potevamo dire niente. Mertens ha avuto pure il secchietto a stagione, affiancato da un forte attaccante, ma arrepiglia, ma in coppa che la fai? Voi con Calleone a 4 gol, per noi 10 anni a Champions non avrebbero manco col binocolo, perché Ma ripeto, vediamo, ma tu però nel lo devi sempre 4-3-3 commisurare, lo devi sempre commisurare, no, Ciro, nel al 4-3-3 in campionato. Serie A un giocatore
giocatore. Ma ripeto, non stiamo parlando di Calleon complessivo. Calleon quando era a Napoli, il primo anno con Benitez fa 20 gol, poi mano a mano ne fa 15. Vabbè, ma è cambiato anche il suo modo di giocare. Ciro, è cambiato anche il suo modo di giocare, non sei d'accordo? Squadra ha in mente degli obiettivi e di tornare in Champions, i 4 gol di Calleon non servono a niente, specialmente se è titolare, e chiaramente il titolare non è Politano. No. Cioè come alternativa, ma fa pure i 5-6 gol, ma è un'alternativa, ma allora se è un titolare come fa i 10-11 gol si può tornare in Champions. Altro dato bruttissimo è che il Napoli, sempre se parliamo della famosa Champions, sì, il Napoli da quando è iniziato il Covid, a parte alcune gare, nelle ultime 4-5 ha pigliato sempre gol. Beh, quello è un... L'Atalanta. No, abbiamo preso tanti gol, diciamo. L'Atalanta, sì, a parte la Juve, dove c'è stato quel 2-2 che ha subito due rigori, perché un regolamento dice così, l'Atalanta da quando è iniziato il Covid non ha pigliato gol. Con sì, Napoli non ha pigliato gol, con Cagliari non ha pigliato gol, sì, con Sassuolo... cioè, che le sue squadre che vanno in Champions? Sì, sì, Che le sue squadre che vanno in Però ce ne vanno quattro, lo sai, Ciro, la Lazio e l'Inter l'hai viste, sono cotte, sono squadre che sono cotte. Voglio dire... C'hanno l'obiettivo! Ecco, ho capito, noi ma... dobbiamo proprio per questo verificare i problemi. E io sto dicendo che ma infatti, Gattuso... che ma non natene che ha votato l'Inter, soprattutto ma infatti, ma questo Gattuso lo sa, io penso. Gattuso lo sa. Deve chiedere ai giocatori sul mercato. Sì, sì, e questo Gattuso lo sa. Gattuso sa che bisogna realizzare questi gol, bisogna oliare certe situazioni. Gattuso dice una cosa vera, sì, dice una parola in inglese, non lo so come l'ha chiamata, e ha detto, è vero, vicino a quello di Skype, è quello che produciamo, è così, il Milan in queste ultime partite ha sempre prodotto tanto, però stasera il Milan due tiri, due gol. Due tiri, due. Direttore, allora, Ciro... Ho sapito prima quello di chi è. Ma no, non dire di Caglione perché ci sta, manca pure no, di Lorenzo. No, il primo gol che subiamo. È pure Ospina. No, è di Lorenzo. Di Lorenzo, lo sapevo che me lo diceva. Ma chi l'è? Ormai no, ce li ha. Cioè, stanno chiudendo un coppa Ibrahimovic, con Ibrahimovic, Sassuolo e Hernandez. Lo so, cioè, ma ci sono degli errori. Allora, Ciro, il Napoli, per questo... Gattuso deve lavorare e deve tenere alta la tensione. Sto parlando per ricostruire, cioè per esempio pure un parete fine me che sta pigliando. Questo dovremo capirlo, dai, ne parliamo domani con più calma, dai, facciamo sentire anche gli altri, dai, ne parliamo con più calma domani, perché bisogna analizzarla questa partita, perché il Napoli, come hai detto tu, subisce due tiri e sono due gol, quindi significa che il Milan, che comunque è una squadra che costruisce tanto, ha costruito poco. L'unico problema è che loro fanno due tiri e sono risolutivi e segnano, noi facciamo 10 tiri come al solito e ne buttiamo dentro uno e mezzo. Questo è il problema. Il problema è questo. Allora, voglio leggere solo questa cosa di Skype, poi andiamo al telefono di nuovo. C'è il tocco del pallone. Come dicevamo prima, Bonaventura non c'è, o quantomeno il difensore azzurro tocca il pallone che cambia direzione. Ricordiamo che l'arbitro Lapena non è andato a rivedere l'episodio al VAR. Ragazzi, il problema è Rocchi che non chiama al VAR il signor Lapena. Lapena si fida di Rocchi ed ecco che la frittata è fatta, e perciò vanno fermati tutti e due. Ma vanno fermati tutti e due, sono in mala fede, Rocchi in mala fede, Lapena ancora di più, questo è il problema. Vabbè, andiamo ancora al telefono, dai. Pronto? Sì. Allora, Sergio, dimmi.
Ciao Francesco. Allora, come l'hai vista? L'arbitro ha sbagliato. Lo so, Stiamo sempre là. Diciamo che è un errore, tra virgolette. È un errore. Per quanto riguarda il discorso dei giocatori, abbiamo dei giocatori che... Eccolo qua, eccolo qua. Qua... Così, se lo vediamo così, è calcio di rigore. Il problema è che il pallone già è lontano. Quindi nel momento in cui Maximovic ha già toccato il pallone, non è più fallo, non è mai più fallo. Scusami Sergio, vai. Alcuni giocatori inutili. Milik, Politano, anche Zielinski stasera non è che mi sia particolarmente piaciuto. Zielinski male, male Zielinski. Ma anche lo stesso Fabian Ruiz, che commette sempre quei piccoli errori. Non sono stati, diciamo, fra i migliori questi giocatori. No, Fabian è così. Fabian o fa la grande partita o è un po' anonimo. O è un po' anonimo. Esatto. O è un po' anonimo, non si sa poco da fare. Partita, o indovina la partita o è un po' anonimo, lo sappiamo ragazzi, lo sappiamo bene, lo conosciamo ormai il buon Fabian. Allora, incredibile, Di Canio e Caressa, non può mai esserci, il rigore doveva andare al VAR, dice Caressa, incredibile, eh? Dovevo portare esatto, incredibile. Non hanno mandato l'arbitro al VAR, ma come mai questa volta avrebbero dovuto mandarlo? Il pallone andava verso l'indietro dopo il tocco del difensore, quindi uscivi dall'inesplodabilità dell'avversario. Paolo Di Canio che non ha dubbi, questo non può essere mai rigore. Vedete, ragazzi. Questo è il solito. Dai. Avete parlato, io già feci l'intervento l'altro giorno. Per quanto riguarda il discorso del complotto, non complotto, ma Juve-Atalanta ti è sembrata una partita perfetta? Allora, io non l'ho vista, sono sincero, e ho visto degli highlights, non lo so se è una partita pastetta. È chiaro che... Ma no, è stata una partita vera. Sì, è stata una partita vera anche perché l'Atalanta ci credeva. Ragazzi, l'Atalanta ci credeva. Tutte quelle illazioni di Mimmo, tutto quel complottismo, l'Atalanta è gemellata con la Juve, è tutto concordato, è tutto così. Ma queste cose, vi dovete credere, stancano e allontanano dal calcio. Non creda ai complotti, qualche errore ci può essere, come stasera c'è stato nei nostri confronti. Bravo. Qualche l'arbitro ha arbitrato bene, ha dato i rigori che doveva dare nella partita Juve-Atalanta. No, dice che i rigori c'erano, questo è il problema. Esatto, quindi diciamo che le partite vanno viste con un occhio diverso, non con quella diffidenza. È quella cosa di predisposizione. No, ma io sono d'accordo su questo. No, è vero, certe partite poi noi ce le... Infatti pure quel che è successo, quel tipo, insomma, pseudo tifoso del Napoli, andrà a fare quella cosa. Io per me la sbaglia sia il tifoso del Napoli a provocare, perché non devi andare vicino a Gasperini e gli devi dire quella cosa. Gasperini lo manda a quel paese, io credo se... Qualcuno ha detto, ma se succedeva a Napoli una cosa del genere, io penso che Gattuso lo avrebbe dato un finto calcione dietro al sederino, però non si dice poi terrone, non si dice la bestemmia e via dicendo. Però sono d'accordo con te, questa volta l'Atalanta se la voleva giocare. Quindi... Se la voleva giocare, sì, che se la voleva giocare. Sì. E quindi bisogna vedere il calcio positivamente, no? Con l'occhio di chi vede sempre le cose fatte volutamente.
decisamente male, diciamo. No, no, è vero, no, questo è vero, va bene. Sergio, migliore in campo se ce l'hai? Koulibaly. Va bene, grazie Sergio, ci vediamo domani, anche perché domani faremo puntata un po' più chiara. Vorrei rivederle più volte questa immagine. Allora, Rodolfo Pecoraro mi manda degli audio. Rodolfo, perdonaci, però lo dico a Marco Mennillo, mi prometti, perché Rodolfo ha mandato degli audio, promettimi che da questa settimana proviamo a rimettere in campo i vocali. Te lo prometto. Tanto fa Davide. Fa Davide, bravo. Peccato per il risultato, scrive Biagio, ma un Napoli volitivo decisamente superiore ad un Milan che solo per un generoso rigore riesce ad impattare la gara. Solita mole di gran gioco ed occasioni create, solito difetto di non concretizzare. E fra poco ci leggiamo Gattuso che ha detto proprio questo. C'è ancora tempo per rodare certi meccanismi in funzione della Champions, ma davvero un peccato non aver riagganciato la Roma, che non merita di starci sopra in classifica. Bravo Biagio. Mi leggi Gattuso? Certo. A Sky questo? Sì, a Sky. Vai. Dice, non fatemi domande sul rigore perché non rispondo. Parliamo della partita che abbiamo giocato. Per giocare a calcio le mani sono importanti. Non posso pensare che un giocatore sistematicamente deve giocare con le mani dietro la schiena e un altro stop. Quest'anno c'è il record di rigori per falli di mano. Bisogna rivedere questa regola. Chi ha giocato a calcio sa che le mani non si possono mettere dietro la schiena. È un discorso di cui si parla 2-3 volte l'anno già da un paio d'anni. Eppure non è cambiato nulla. Parliamo della partita e non fatemi fare polemica. Che emozione ha provato per questo derby? È la prima volta che sfido il Milan, ho provato tantissime emozioni. La sua squadra deve segnare di più, c'è un problema in attacco, non è un problema solo degli attaccanti ma anche degli altri. Creiamo, arriviamo facilmente negli ultimi 20 metri, sbagliamo ancora tanto, dobbiamo migliorare. Questi errori sono dovuti alla stanchezza per le tante partite, la squadra si sta impegnando e i ragazzi corrono tanto. Noi stiamo creando, è evidente che le tante volte non facciamo quello con facilità, è un aspetto che si tocca con mano ultimamente. È troppo facile farvi gol? Sì, oggi il Milan, che di solito crea tanto, ha tirato due volte e ha fatto due gol. Perciò che subiamo, prendiamo troppi gol e ne segniamo pochi. L'analisi è giusta. Cosa chiede ai calciatori? Dipende dalla prima pressione, da ciò che fanno gli attaccanti. Se non va a buon fine, la prima pressione bisogna correre all'indietro e compattarsi. Ma sono molto contento perché tra 2-3 mesi mi avete dato del catenacciaro, perché aspettavo e davo campo agli avversari. C'è un margine per tenere Caglione? Dovete chiederlo al presidente e direttore sportivo. Loro sanno cosa penso del giocatore, quello che sta dando in questo periodo. Poi è chiaro che bisogna aspettare anche la politica della società. Va bene, va bene. E allora, questo era Gattuso. Però il discorso è quello, diciamo, che lui si è arrabbiato perché dice creiamo e non la buttiamo dentro. Si è arrabbiato anche del rigore perché non ne ha voluto parlare. Non ne ha voluto parlare, infatti, secondo me. Ce l'abbiamo un'altra di telefonata, Marco? No, allora se volete chiamateci. Antonio Di Matteo, lo so che è tarduccio, sono le 00:20. Ciao, tutto sommato una buona prestazione. Abbiamo sprecato un'occasione, vergognoso sia la telecronaca che l'arbitraggio. Comunque il Napoli viene sempre trattato male dagli arbitri. Antonio De Casalnuovo, non si può fare un primo tempo a grandissimo livello e addirittura andare in svantaggio. Il rigore è inventato, il Milan doveva finire la partita in 9. Sono d'accordo, ma anche Conti secondo me va espulso già a metà del secondo tempo. Enzo da Pompei, sono Enzo da Pompei, per me la musica è sempre la stessa, un rigore che non c'era, uno non dato su Elma, su un arbitraggio orrendo di La Penna, una partita che è decisa dall'arbitro e dal VAR, sto vedendo Sky, sia Di Canio che Bergo mi dice che il rigore non c'era. Poi io a Milik non lo farei giocare più, quando entra lui giochiamo con un uomo in meno, ha tirato una punizione, una schifezza, non ripeto cosa ha scritto Enzo nella tribuna, ma sembrava fatto apposta. Comunque meritavamo la vittoria. Francesco D'Asteano, il vero problema, il calcio è uno sport diverso dalla box, non si vince ai punti ma chi segna di più, se non si riesce a concretizzare il volume di gioco realizzato, questi sono i risultati. Milik con la testa non è più a Napoli, Lobotka
mediocre. Zielinski mi fa arrabbiare perché è un buon giocatore, ma non esplode mai. Colpa anche di Gattuso che non riesce a dare alternative. Politano è un trapano che non perfora, anche Fabian sottotono, buoni giocatori, ma niente di eccezionale. Alla fine possiamo dire che tutto va bene in tempi di post-pandemia. Diciamolo che si gioca per i soldi. Mi sembrano tutte amichevoli. Il vero problema del Napoli è sempre lo stesso: gli esterni bassi non marcano perché non sono capaci di farlo. Ma Francesco, sei un po' cattivo, su alcune cose mi trovi d'accordo, però questo, come dicevo con Ciro prima, queste sono delle partite che devono dare a Gattuso delle idee e delle correzioni da fare. Questo è vero. Poi ragazzi, attenzione, la Lazio e l'Inter stanno peggio di noi, quindi in un eventuale post-Covid, ricordiamo, adesso non più forse, il Napoli era secondo, cioè prima di questa partita col Milan, nelle partite post-Covid il Napoli era secondo, forse già in tutto il girone di ritorno il Napoli è tra le prime di questo, perciò non mettiamo subito, ecco, poi la polemica, la situazione. Sono d'accordo che alcune cose non vanno. Non mi è piaciuto neanche a me Lobotka, non mi è piaciuto Zielinski, non mi è piaciuto Fabian, sono d'accordo, però insomma, puoi dire che sono dei giocatori mediocri. Chi ha parlato? Guarda, c'è i pareri contrastanti del Vedi, calcio, no? vedi, vedi, vedi. L'ex arbitro Bergonzi è intervenuto al Maracanã Show di tutto Mercato Web. Dice la penna è da 7,5. Ma Ma dai. senti, leggo la dichiarazione, aspetta, Allora, arbitrato molto bene, un ragazzo giovane, poco appariscente, ma molto umile, non se la tira e si rapporta bene con i giocatori, vede bene i falli e tira fuori i cartellini in maniera omogenea. Il E rigore per salutava sempre, Il rigore per il Milan è netto e Rocchi al VAR non può che solo che confermare. ma dai, ma dai, ma dai, Lo dà un ex arbitro, quindi parliamo di Bergonzi. mamma mia, Vediamo se mamma ci mia, sono altre vabbè, dichiarazioni. comunque, va bene, Mamma mia. comunque. Allora, facci sapere se c'è anche Alberto. Alberto non lo riusciamo a contattare? Vabbè, ok, allora fammi sapere se c'è qualche telefonata proprio dell'ultimo minuto, perché le facciamo eventualmente. Vediamo anche Facebook, che abbiamo un po' sottovalutato con forse i collegamenti dei nostri amici. Non ci sono altre dichiarazioni, se non No, sbaglio, no, eh? no. Neanche... ecco Gattuso, ecco Gattuso, ecco Ecco qua, Gattuso in adesso vi do conferenza. proprio, Vai, 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 perfetto. vai. Leggiamo Gattuso in conferenza. Dai, vediamo Allora, che cosa dice, che anche cosa qui dice. aprono l'intervista con l'emozione della prima avversaria Vabbè, del si Milan. Dice sapeva. che tanta l'emozione, ricordi da giocatore, 2 anni intensi da allenatore, sapete che da bambino ho sempre tifato per i colori rossoneri. Sono 2 punti persi, abbiamo creato tanto, sbagliato tantissime occasioni, rigore è da rivedere. Loro hanno fatto 2 tiri e hanno segnato 2 volte. Stiamo dando poche opportunità agli avversari, ma stiamo prendendo troppi gol ultimamente. Sul tema dei rigori, anche qui si esprime come prima, in questo momento la cosa più complessa è la questione della posizione delle mani. Se becchi giocatori Perché torniamo sulle mani, che tecnici, oggi esatto. non è stata una situazione di mani, Sì, le mani fanno parte del gioco del calcio, quello che già praticamente Vabbè, ho detto quello che prima. dicevamo prima, insomma, vabbè, Dice, vi siete comunque. detti qualcosa con Maldini, deve appartenire al futuro rossonero. La famiglia Maldini ha scritto la storia del calcio Milan, può solo far bene. Pensi ad un futuro lungo anche a Napoli, spero di stare a lungo in questo club e scrivere pagine importanti anche qui, per questa città e per questa gente. Pensiero al Barcellona è ancora lunga, giocheremo l'8 agosto contro di loro. Dobbiamo riuscire ad arrivarci nel migliore dei modi e non è facile giocare ogni 3 giorni con queste temperature. Fai fatica a preparare le partite. Qualcosa di Quello che nuovo, io poi dico un'esperienza anche. che ci porteremo con noi per tanto tempo. Hai qualche rammarico? Oggi dobbiamo essere arrabbiati ma contenti. Il Milan dopo il Covid ha messo sotto tutti. Sì, Con è noi ha fatto vero. fatica. Il rammarico è grande, ma l'importante era fare la prestazione. Potevamo chiuderla prima, ma a me non va giù quel rigore là. Rivedendola ancora devo capire perché non vada a rivedere. Ah, allora si è espresso Gattuso. Dai Adesso sì. ragazzi, si è espresso, mi fa piacere. Bravo, fa bene il mister ad esporsi. Ha parlato Pioli, Napoli meglio nel primo tempo, noi superiori nella ripresa. Poi ha detto è stata dura, quindi Pioli ammette, vabbè, lui guadagna un bel pareggino
visto anche questo calcio di rigore molto molto dubbio, molto molto dubbio, va bene. Ragazzi, è chiaro che per loro va bene così. Quest'anno questo è il primo gol che prendiamo da queste situazioni. Abbiamo sbagliato perché ci siamo fatti portare fuori dal primo palo e quindi abbiamo liberato quello spazio. Sappiamo i rischi che si possono correre quando si è più bassi. Questo è sul primo gol. Dice Sky ha commentato il saper star dietro la partita è sicuramente una situazione che una squadra deve saper leggere. Negli ultimi 4 turni abbiamo incontrato alcune delle squadre più forti del campionato. Napoli nel primo tempo ha palleggiato meglio di noi, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio noi. Ibra era arrabbiato perché avevamo appena subito il gol. Lui pretende sempre il massimo e poi quando esce dal campo non si è mai contenti. Vabbè, questo era Pioli a Sky, vediamo se ci sono. Ah, ecco Maximovic. No, no, credevo avesse parlato Maximovic, no, era sempre con la situazione che hai letto tu prima. Insomma, vediamo se ci sono altre dichiarazioni di altri giocatori, credo di no. Va bene. Ragazzi, allora noi siamo in chiusura, poi la commentiamo domani meglio anche con i nostri esperti come Mister Daniello. Capiremo domani meglio anche, sicuramente leggeremo meglio anche questa situazione legata al calcio di rigore, però insomma, quando lo dice Sky ogni tanto può essere che ci danno ragione, diciamo quando lo dice Sky, poi Tra non lo dico l'altro, sempre. Molly, Dimmi, dimmi. so che oggi è il 13 e sono passati un po' di giorni, Sì. però volevo ricordarti dove si trovava il nostro allenatore 14 anni fa. Eccolo, 14 anni e eccolo. 4 giorni fa Eccolo, eccolo, ecco, il insieme al nostro. tuo Zaccardo. Non so perché tu fai questo riferimento, però Guarda coincidenza vuole che io abbia la foto. la foto, non avevo dubbi, non avevo dubbi. Ma almeno era sudata quella maglietta. Sai che alla finale non ricordo se ha giocato. Non me lo ricordo. Intanto lui è campione del mondo. Cristiano Ronaldo è campione del mondo? No, Ecco. no, assolutamente no. Va bene, ragazzi, allora mezzanotte e 26 per chi ci sta vedendo ancora in diretta adesso, forse, anzi poi dopo vedrà delle repliche Per anche chi qualcuno. non può o non vuole dormire quando un giorno è appena finito, un nuovo giorno è appena Non cominciato. c'è stato, esatto, poi domani mattina per esempio. Allora, vi ricordo che domani, quindi Diego Marino e Marco Mennillo siete avvisati, domani alle 11 c'è la conferenza del nuovo ritiro a Castel di Sangro, si terrà all'Hotel Britannique noi la daremo sui social, poi vi farò sapere tramite casomai pagina Facebook, Instagram, ci pensi eventualmente tu, se la diamo anche sul canale 98, quindi in diretta, comunque alle 15:30, grazie a Marco Mennillo e Davide, estrapoleremo e la faremo vedere sicuramente in TV alle 15:30. Vediamo, stiamo un attimo capendo quanto durerà perché poi c'è la programmazione di Teleclub normalmente, però comunque alle 11 sulla pagina di Club Napoli ci sarà, su Club Napoli Teleclub Italia. Poi vediamo, ripeto, se saremo anche live in diretta. Ancora Giuseppe D'Astriano che scrive: peccato, occasione persa. Allora, domani alle 11 la conferenza sui social, poi vediamo se andrà anche sul canale 98. Poi alle 15:30 torneremo live, commenteremo anche con Mister Daniello, con Alberto Caccia, con voi questo match. Intanto Giuseppe D'Astriano dice: l'Inter poteva essere raggiunta con la vittoria dello scontro diretto. Beh, non era facile, ragazzi. Se abbiamo detto che con l'Atalanta a 12 punti era difficile, pensate con l'Inter che era a 14, insomma, credo è difficile. Poi domani vediamo l'Inter cosa farà, però oggi il Napoli è a 13 punti dall'Inter.
Se domani l'Inter vince va a 16, quindi la vedo durissima. Allora, ci vediamo domani alle 11 e alle 15:30 come di consueto. Grazie a Diego Marino. Grazie a te, Francesco, un saluto. Grazie, grazie a Marco Mennillo, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Non si dorme, non si dormicchia, diciamo, un po' arrabbiati per questo calcio di rigore non dato. Il pareggio è stretto, strettissimo. Buonanotte, Forza Napoli!